Vico, latronico. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, 315 contrari, la Camera respinge. Adesso passiamo alla votazione dell'articolo 2. Non ci sono interventi. Piepoli, mi scusi, prego. Grazie Presidente. Prendo la parola a nome del gruppo Centro Democratico Democrazia Solidale per motivare il senso del nostro sistematico astenerci su questa disciplina, su questi due articoli. Mi pare giusto farlo perché altri si sono astenuti, ma noi sappiamo che le nostre ragioni sono profondamente, forse incompatibili con le ragioni degli altri. Vorrei dire con molta franchezza, e qui mi scuso se è una deformazione professionale, da un paio di anni c'è in Europa un dibattito tra i giuristi e in particolare quindi tra i costituzionalisti sul ricorso alla volontà del legislatore come criterio ermeneutico nell'interpretazione delle regole e delle leggi. E io mi sono interrogato che cosa significherà, cosa che noi abbiamo nell'articolo 12 delle preleggi quando parliamo di intenzione del legislatore, lo scandaglio che sarà fatto dei lavori preparatori di questa legge da parte dell'interprete. Devo dire che ne sono un po' sconcertato, per il motivo molto semplice, e qui sono le ragioni della nostra astensione, perché si sono riprodotti due piani che non comunicano. Da una parte, e mi pare che il dibattito qui lo abbia rivelato su questi due primi articoli, la voglia di mettere finalmente in discussione il senso di un arricchimento della democrazia politica in relazione al fondamentale strumento dei partiti. E dall'altra invece la consapevolezza che forse questo è un tema molto più grande di noi e che richiede ben altra forza e quindi in un certo qual modo abbiamo abbassato l'ambizione, io oserei dire, quindi anche ridotto tutto questo a una velleità. Noi sappiamo che c'è un tema di fondo che in Europa oggi stringe gli stati e la politica ed è la crisi della democrazia rappresentativa. Di tutto questo non abbiamo avuto la possibilità di discutere, ma è questo il tema intorno al quale organizzare il futuro dell'esperienza democratica, perché non sia una parabola che dal passato ci riporta al passato. Qui ci sono dei nodi che non sono stati sciolti. Si dissimulano i nodi fingendo che nella continuità vengano inevitabilmente sciolti, ma non è così. E d'altro canto sappiamo bene che questi nodi, che sono in fondo il dato della militanza, il dato del reggere la democrazia e rianimarla attraverso lo strumento della partecipazione politica e dei partiti, non possono essere elusi. Oserei dire che in un certo qual modo è un'occasione mancata e questo è un vero peccato perché ne pagheremo tutti le conseguenze, a prescindere da quello che può essere il calcolo momentaneo. In un certo qual modo i classici dicevano desinit in piscem, noi molto più modestamente diciamo credevamo che era amore e invece era un calesse. Grazie. La ringrazio, non mi pare che ci siano altri interventi sull'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Qualcuno riesce a votare? Nessuno? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 255 favorevoli, 43 contrari, la Camera approva. Adesso chiedo ai relatori il parere, e al Governo il parere sugli articoli.